Forse non c'è la mafia a Barcellona, ma è proprio da lì che viene il telecomando che Brusca preme per far saltare l'autostrada a Capaci, al passaggio delle auto del giudice Falcone. La mafia c'è a Barcellona, c'è il malaffare, sia che abbia o non abbia a che fare con Cosa Nostra. Però c'è anche un'altra cosa, e lo abbiamo già visto per Villa Franca, con Graziella Campagna. Ci sono i latitanti. L'altro elemento importante, che ormai è un dato di fatto, però sembra che ci sia tutto l'interesse a offuscare quest'altra situazione che lui aveva, tra virgolette, scovato, Nitto Santapaola, il quale dire che si nascondeva a Barcellona, secondo me, è sbagliato, perché lui non si nascondeva assolutamente. Lui villeggiava, tra virgolette, a Barcellona Pozzo di Gotto, e villeggiava proprio nella stessa strada nella quale abitavamo noi, a 30 metri da casa nostra. E lo sapevano tutti, lo sapevano le forze dell'ordine, lo sapevano le istituzioni, lo sapevano veramente tutti. Nitto Santapaola, latitante dal 1982, quando viene accusato della strage di Carini, in cui vengono uccisi il prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo, e il capo indiscusso di Cosa Nostra a Catania, alleato dei corleonesi di Totorina. Nitto Santapaola è stato condannato, tra l'altro, per la strage di Capaci, per quella di Via D'Amelio, per l'omicidio del sindaco di Castelvetrano Vito Lipari e per l'omicidio del giornalista e scrittore Giuseppe Fava, che per primo, sulla rivista I Siciliani, aveva denunciato i rapporti tra il boss di Cosa Nostra e importanti esponenti dell'imprenditoria catanese. Nitto Santapaola viene arrestato nel 1993, nelle campagne di Mazzarone, in provincia di Catania, dopo che gli investigatori hanno intercettato alcune telefonate tra i figli. Solo nel 2003 il computer di Alfano fu sottoposto a una consulenza tecnica e furono reperiti degli appunti presi dal giornalista assassinato, e ci sono appunti sulla presenza di Santapaola nel barcellonese. Peraltro su quel computer c'è un'altra cosa che un po' fa drizzare i capelli. Il perito accertò una cosa che desta inquietudine. Il computer era stato avviato, utilizzato ben dopo l'omicidio Alfano. Nel periodo in cui il computer era sotto sequestro, fu trattato da qualcuno. Rimane naturalmente insopprimibile il timore che qualcuno abbia anche provveduto a cancellare qualcosa o aveva interesse a verificare qualcos'altro. Fatto è che nel fallimento per l'omicidio Alfano non c'è traccia di questa attività condotta su quel computer. Gran parte della sua latitanza, Nitto Santapaola, l'ha trascorsa proprio a Barcellona, Pozzo di Gotto. È una strana latitanza, perché gli investigatori sono sempre sul punto di arrestarlo, ma non ci riescono mai. Lo seguono i carabinieri del ROS di Messina, la squadra del capitano Ultimo e lo SCO, il servizio centrale operativo della polizia. Viene anche intercettato Santapaola, zio Filippo si fa chiamare, e vengono anche intercettati due mafiosi che ne rivelano l'indirizzo del covo. Ma Santapaola non lo prendono, resta tranquillo a Barcellona fino alla fine dell'aprile del 1993, quando un camion arriva a prenderlo e se lo porta via. Dove stava Nitto Santapaola a Barcellona? Aveva tanti covi, naturalmente. Uno era in via Trento, al numero 75. La casa di Beppe Alfano è al numero 42, appena 30 metri più in là. È un giornalista Beppe Alfano, un cronista, e come tale ha rapporti molto stretti con un giovane sostituto procuratore appena arrivato a Barcellona, il dottor Olindo Canali.
queste sue confidenze le aveva fatte direttamente al pubblico ministero, al sostituto procuratore Olindo Canali, e poi il pubblico ministero che coordinò le indagini sulla sua morte. Lui lo disse chiaramente, senza mezzi termini. Io ero presente a quella discussione, glielo disse a casa di Olindo Canali, e Canali gli rispose che ormai lui non poteva più occuparsi di questa situazione perché andava oltre le sue competenze, e lo indirizzò, anzi gli consigliò di scrivere, di mettere nero su bianco e di imbucare, di mettere tutto all'interno di un plico giallo, di una busta gialla, e gli consigliò di imbucarlo e di mandarlo a Catania. Gli disse, nel corso di quella discussione, lui disse: guarda, ho già parlato di questo, di tutta questa situazione a Catania, un mio caro amico, e la cosa che mi stupì, mi restò in mente di quella conversazione, fu che lui, che Canali, disse a mio padre: tutto questo arriverà nelle mani di questo mio amico che è un super poliziotto a Catania. Questa cosa mi colpì tantissimo, perché questo appellativo di super poliziotto mi è rimasto impresso veramente per tanto tempo. E mio padre gli disse: ma io a chi devo indirizzare tutto questo? E lui gli disse: mandalo alla DIA di Catania. E gli disse anche, dice: sono già tutti avvertiti, sanno che quando arriverà questo plico deve essere consegnata a questa persona. Lui non gli diede un nome, gli diede questo tipo di informazioni. E gli disse anche, dice: sai, evita di imbucarlo da Barcellona, perché ti conoscono tutti, potrebbero insospettirsi. Dice: magari imbucalo da Milazzo.